È il 25 aprile, è sabato, a Bobbio è sempre stato giorno di mercato. Un anno fa questa piazza era piena di gente, piena di motociclisti, di turisti. Oggi abbiamo i mezzi di soccorso, i mezzi della Polizia Municipale che da 60 giorni cerca di sensibilizzare i cittadini a non uscire di casa. Il 25 aprile che nessuno di noi se lo immaginava in questo modo, perché io ritengo che questo sia un momento di commemorazione importante per ricordare tutti coloro che hanno combattuto per darci la libertà, e questo non lo possiamo dimenticare mai. Però in questo momento di liberazione dobbiamo cercare anche di aiutare tutte le famiglie, tutte le attività, tutti coloro che oggi sono alle prese con questa situazione. Un pensiero finale va a chi sta ancora soffrendo. E un pensiero profondo va a chi purtroppo non ce l'ha fatta e soprattutto alla nostra generazione di anziani che purtroppo abbiamo perso. Il paese, come tutti i borghi turistici d'Italia, irriconoscibile. Accanto a me c'è lo IAT, l'ufficio del turismo. Un anno fa era pieno di persone, contatti, telefonate, gente che chiamava per chiedere soprattutto della stagione estiva. Oggi è chiuso, le telefonate si sono ovviamente azzerate. Però ci stiamo muovendo con l'Associazione dei Borghi più belli d'Italia per una fase 2, quindi bisognerà capire però in che misura possono aprire i commercianti, con che limitazioni, con che normative.